Buonasera e bentrovati dal Pallarmeni di Follonica da Cristian Moda per la quarta giornata della Coppa Italia di Serie A2, incontro tra HC Castiglioni e Iren Follonica. Abbiamo nella postazione quest'anno, mi avevo già detto quest'oggi, scusate, non quest'anno, quest'oggi abbiamo un altro giocatore della Serie A1 del Follonica. Come avevo già anticipato l'ultima volta, ci siamo sentiti con Fernando Monticel. Qui accanto a me, per l'opinione tecnica, abbiamo Davide Banini, il nostro Dadda. Buonasera a tutti, ci proviamo anche se non siamo esperti. Ovviamente ho dovuto fare un lavoro di costrizione per far venire qualcuno qui accanto a me, ma alla fine ci sono riuscito. E quindi di volta in volta farò girare tutti i ragazzi della squadra. Allora, le formazioni intanto schierate per quanto riguarda il Follonica: abbiamo Alessandro Grossi, Asta Federico, Agresti Alessandro, Masini Lorenzo, Filippo Galgani, Adriano Maggi, Lorenzo Bonucci, Marco Premoli, Francesco Margheriti, Ernesto Maggi e l'allenatore Alberto Aloisi. Per il Castiglione risponde Michael Saita in porta, Mattia Piro, Mattia Maldini, Federico Muralli, Matteo Faelli, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Federico Bussotti, allenatore Massimo Bracali. Ricordiamo che in panchina del Castiglione è Massimo Bracali, coadiuvato da Federico Paghi, come sempre. Siamo quasi pronti, l'arbitro è Mauro Donato e Lorenzoni al tavolo di giuria. E siamo quasi pronti per l'inizio del match. Presenteremo il match, appunto, io e Davide. Ovviamente Davide, il suo forte non è ovviamente la Trenona, quindi però ci divertiremo comunque, vero Davide? Sì, dai, ci proviamo. Cerchiamo di non dire cose troppo sbagliate e va bene. Nando, ti devo dire la verità, l'ultima volta, io dico la settimana scorsa, mi sbaglio, però l'ultima volta è stato qui, Nando ha fatto un gran lavoro, le ho fatto complimenti e tutto quanto, sicché siete bravi, non pensate, ma siete bravi anche lì, perché ovviamente la parte tecnica la conoscete, quindi sapete dare il giudizio giusto. Ma io gliel'ho detto a Fernando che ora ha alzato le aspettative, quindi È è più giusto, difficile. guarda, l'asticella è alta. Si aspetta il fischio d'inizio. Per questa partita, ovviamente, è un derby, è sempre un derby. In pista ci sono da una parte dei giocatori di esperienza e dall'altra giocatori alle prime armi, come si diceva anche con Nando, tutti i giocatori giovani che vengono dalle giovanili del Follonica. Sì, la Serie A2 del Follonica penso sia proprio questo lo scopo. Sono ragazzi giovani e giovanissimi che comunque al di là di qualche risultato che non è stato positivo, so che hanno fatto sempre la loro prestazione e che la loro crescita è netta e ben visibile. Il Castiglione invece è una squadra più esperta che probabilmente ha anche qualche altra ambizione un po' maggiore. Vedremo un po' perché comunque è sempre un derby. Verissimo, nel Castiglione appunto c'è un tuo ex compagno di squadra dell'anno passato, Federico Muralli, già quello ti fa pensare, insomma, al livello appunto dell'HC Castiglione. Ricordiamo che al Casamora l'incontro è finito in parità 4-4 tra appunto Blu Fattor e Castiglione, poi le uscite con le squadre di Salerno e Matera e vediamo un attimo.
Allora, riprendiamo la telecrona. Ovviamente abbiamo letto anche le formazioni all'interno del palazzetto. E niente, dicevamo appunto che gli incontri fatti dal Follonica a Salerno, un incontro lottato, infatti all'andata qui a Follonica si sono imposti il Salerno 4-3, mentre là a Salerno il Follonica è stato sconfitto di misura col 3-2. È discorso diverso per il Matera, due sconfitte, anzi una sconfitta là per 6-3, comunque partita sempre con i giovani di buon livello. Il Castiglione invece percorso diverso, perché tra il, diciamo, le due partite fatte con le squadre del Matera e del Salerno, sconfitta di misura di larga distacco tra il Matera, perso per il Castiglione 11-4, mentre hanno sconfitto il Salerno per 10-1. Tutto pronto per il fischio d'inizio e niente, vediamo come va questo derby. Derby è sempre, ripeto, un derby, una partita sempre accesa. Vediamo di vedere un buon gioco da subito, cosa decideranno di fare anche le due squadre. Pronti per il fischio d'inizio, a parte appunto il Castiglione proprio con Buralli che va dalla sua lontano al tiro, ma in porta respinge Maggi. A questo punto è Margheriti va in contropiede, prende lungo la sponda per Agresti gira lato opposto per Maggi Adriano. Maggi cerca di sfondare la difesa, va da Margheriti ancora dietro per Galgani scarica per Agresti, ancora Agresti attende i suoi compagni, esce Margheriti dalla difesa, va Margheriti, scambia con Galgani si accentra, Agresti, palla per Agresti, ma la difesa del Castiglione è attenta e rubra palla. Attento a un contropiede sempre con Buralli va da solo, però la difesa del Follonica è molto attenta, con Brunelli che conquista palla, va Maldini, anche Maldini ex compagno del... ci sono molti ragazzi ovviamente nel Castiglione, il Castiglione si sa che tantissimi ragazzi in tutte le categorie sono ragazzi provenienti dal Follonica, perché quindi anche Maldini l'anno passato era nella rosa della 1 e ha deciso di andare a fare esperienze anche a Castiglione. Margheriti per Maggi per Galgani lungo la sponda per Agresti scambia ancora con Maggi gira per Margheriti controllato da Buralli, Margheriti per Agresti, si accentra Agresti, va al tiro Agresti, rimpallato penso proprio da Maggi. Agresti lotta ancora per conquistare la palla e ci riesce. Lirion Follonica schiera il quintetto con Maggi, avete capito, con Maggi, Galgani, Margheriti, Agresti, in porta l'altro Maggi, Ernesto. Adesso è il Castiglione che va in contropiede con Brunelli dietro porta tenuto da Maggi. Maggi ancora tiene Brunelli scambia con, voleva scambiare con Buralli ma non riesce, Follonica va al tiro, Galgani va al tiro ma Saita risponde. Allora la pallina torna in possesso del Castiglione con Maldini scambia con Guarguaglini per Buralli per Guarguaglini, ancora Maldini scambia con Buralli ma i due non si capiscono, la palla va in fondo ma c'è Brunelli, è però che va e anticipa tutti quanti, ma la difesa del Follonica è ben attenta e riprende palla. A questo punto Margheriti, partenza abbastanza concitata direi, perché comunque anche tutte e due le formazioni già qualche contropiede, già qualche bella azione diciamo. Sì, entrambe cercano di impostare il loro gioco in partenza, mentre l'altra si difende e cerca di fare il contropiede. Entrambe stanno un po' usando diciamo lo stesso modo di giocare, è una partita bella aperta, si vede che c'è intensità. Bene, diciamo le squadre non pensano diciamo al punteggio, non pensano a difendere un punteggio, cercano di andare tutte e due al gol, lottano tutti quanti, alla meglio il Follonica con Agresti e porta via la palla, a testa alta Agresti scarica per Margheriti per Galgani.
Galgani ancora controllato da Guarguaglini, attacca ancora la pallina Galgani, Guarguaglini la porta via per Brunelli. Brunelli va da Buralli, Buralli tenta l'accelerazione ma Maggi è attento in difesa, continua Maggi per controllare Muralli, ma Follonia riesce a portare via la palla ai giocatori della Caci e allora riparte Maggi. Maggi in acceleratore, lunghe falcate, Maggi si accentra, Maggi fermato al momento del tiro da Brunelli, ma Maggi era andato veramente in accelerazione verso il centro al momento che andava per mandare al tiro, è stato fermato appunto dalla difesa di Brunelli. E allora a questo punto Guarguaglini scarica dietro per Brunelli, arriverà il 5 secondi dell'arbitro, ecco lì il fischio, ottima occasione per Maggi, si è involato verso la porta. Sì, ha trovato la difesa del Castiglione un po' aperta, aveva tutta la diagonale libera, ha fatto la scelta giusta di puntare l'uomo e corre, poi Brunelli ha fatto un bel intervento perché sennò sarebbe stato pericoloso. Sentite la differenza di gergo tecnico tra me e Davide, ovviamente lui la diagonale, io dico va verso il centro, lui la diagonale, questo è proprio per far capire che io non ci capisco niente di voi, devo parlare tutto, vabbè dai piano piano ci riuscirò. E intanto Guarguaglini va dietro porta, alza la testa e trova libero solo Buralli nella sua vita a campo. Va Buralli, tenta il tiro ma controllato da Margheriti, attacca Margheriti, poi a questo punto lo lascia da Cresti, Cresti ancora verso Maldini, arriva il tiro di Maldini, tiro non preciso alla sinistra del portiere Maggi e quindi Follonia torna in possesso di pallina. Riparte Margheriti, Margheriti si ferma e dà da dietro a Maggi. Maggi ancora, Maggi a centro, ecco il tiro di Maggi interrotto da, intercettato da Guarguaglini, attacca ancora Cresti, ma Cresti non Guarguaglini va in terra, la Brunelli, Brunelli per Guarguaglini, ancora il contropiede, Guarguaglini, Castiglione il contropiede tra uno, due contro uno e non riesce la conclusione di Maldini. Nonostante Ernesto Maggi si era steso, non riesce la conclusione, allora si riparte contro il ancora contropiede del Castiglione. Castiglione con Guarguaglini, Maldini, Maldini punta Maggi, punta Maggi, tenta un tiro accompagnato, senti anch'io proprio il tergo che uso, un tiro accompagnato e verso Ernesto, ma non trova nel contropiede Margheriti al tiro, respinge col guantone Saitta. Prende palla Maggi ad Acresti, ricordiamo all'interno dell'Iren Follonica l'assenza di Edoardo Fabri che nell'ultimo incontro con proprio mi sembra con il Castiglione si è lussato la spalla e quindi è fermo per qualche mese, assenza importante per i ragazzi allenati da Alberto Aloisi. Ancora Margheriti, intercetta palla Margheriti e arriva il rigore, e arriva il rigore perché Burali stende in area un ottimo Francesco Margheriti che tutte le volte rivediamo replay, se il nostro regista Leonida gli fa voglia, ecco qui il replay, eccolo arriva, vediamo che entra in area, ha fermato veramente una mossa di catch come si faceva una volta, ha fermato proprio in area, quindi rigore tutta la vita. Va Margheriti sul dischetto, mamma mia, sul dischetto, fischia l'arbitro e la parata però di Saitta, la pallina torna a Margheriti però che non riesce a concludere la rete, un'ottima occasione per Francesco che come dico sempre in telecronaca che è uno dei ragazzi più brillanti della squadra di Aloisi e non molla mai, la sua veramente caratteristica è quella di non mollare mai e riuscire sempre a dare il massimo. E allora il Castiglione con Maldini per Guarguaglini, attraversa la metà campo per non incorrere nella sanzione dei 10 secondi, quindi Buralli controllava ancora da Margheriti, ovunque Margheriti, poi cerca di sorprendere Maggi il portiere ma non bellissimo contropiede la palla di Maggi per Galgani, occhiataccia tra Maldini e Galgani nonostante siano stati compagni d'allenamento l'anno scorso. È bello lo sport perché l'anno prima giochi insieme, l'anno dopo t'attabazzi quasi. Ma quando sei in partita non c'è più amicizia, non c'è più niente. Non c'è niente.
Ecco Agresti che va al tiro lontano dalla porta, dallo specchio della porta. E allora Maldini riconquista palla, cerca un suo compagno, un movimento del suo compagno, ma nessuno fa il movimento che vorrebbe Mattia. E allora la palla ancora a Brunelli. Brunelli per Maldini. Maldini per Buralli. Guarguaglini. Passati 10 minuti dalla fine, dall'inizio della partita, nessuna delle due squadre ha fatto una sostituzione, quindi tutti e due gli allenatori hanno, diciamo, credono in questa squadra. Ecco il primo cambio per il Follonia. Esce Agresti, entra Bonucci. Bonucci che nelle ultime due uscite ha fatto dei gran gol, a mio avviso. Un rientro per Lorenzo Bonucci, che ha giocato nelle giovanili del Follonia per tanti anni, poi è stato fermo 4-5 anni, poi la passione l'ha fatto riprendere. Riparte il Castiglioni dopo due tiri del Follonia verso la porta difesa da Michael Zaitta. E ancora Guarguaglini, scusate, Brunelli per Buralli. Buralli, Brunelli, scusate, mi imbroglio ogni tanto, ma può capitare. Maldini, non deve capitare, dice il regista, ma allora la prossima volta ci metto lui al posto mio, così almeno è contento e non succede nulla. E allora Maldini. Maldini per Buralli. Buralli va al tiro, la pallina spizzata da Lorenzo Bonucci, fortunatamente quanto basta per rinviarla, e a rola arriva il tiro di Brunelli, ma Maggi è attento e niente di fatto. Che ne pensi, Davide? Com'è la situazione? Mi sembra che la partita continua ad essere livelli alti. Sì, il Castiglione ora sta cercando un po' più di gestire la partita con Buralli che cerca di far aprire la difesa minacciando il suo tiro, che è la sua qualità migliore, per cercare di aprire un po' la difesa del Follonica, mentre il Follonica è sempre lì attento che cerca di ripartire in contropiede, e comunque è stato pericoloso. Time out richiesto dalla panchina del Follonica da Alberto Aloisi, che dà le sue le indicazioni ai suoi, mentre di là appunto Paghi e Brahali continuano a dare delle indicazioni per i ragazzi. E vediamo qualche replay, il rigore di Margheriti, che purtroppo per il Follerire in Follonica e Saitta para, rigore non tirato benissimo, diciamo, dritto al portiere. Sì, il rigore non era angolatissimo, comunque Michael è un portiere che per la categoria è veramente un portiere importante, quindi era difficile, ma sì, il rigore non è stato perfetto purtroppo per il Follonica. A differenza di quelli ha tirato ieri sera Federico Pagnini, che ha fatto un gran rigore perfetto. Perfetto, direi. Ricordiamo che la 1 di Follonica, delle Innocenti Costruzioni Follonica, ieri sera ha vinto con il Forte dei Marmi per 6-1, e dopo un filetto di sconfitte, ma insomma, diciamo, ha dimostrato veramente ieri sera di essere una squadra veramente forte, perché Forte dei Marmi non ha fatto partita. Il Follonia ha dominato, a mio avviso, ma penso all'avviso di tutti, chi l'ha vista è del mio parere. Si riprende comunque con rimessa in gioco del Follonica con Galgani va, scusate, Margheriti mette in mezzo una palla, e però non c'è nessuno dei suoi compagni, ma ci crede solo Bonucci, che lotta contro. Nel frattempo è entrato Montauti dà la palla a un altro cambio, credo sia, non lo so, non lo conosco, ora ve lo dico, Santoni alla, a questo punto Brunelli va al tiro, ma Maggi è pronto e respinge, quindi si riprenderà con una rimessa in gioco per il Follonica, però quindi Maggi non l'ha toccata. Si riparte sulla palla ancora Margheriti e Maggi. Quando mancano 14 minuti e 25 secondi alla fine del primo tempo, nonostante il gioco abbastanza accelerato, i falli sono veramente pochi, perché dopo 10 minuti soltanto un fallo per il Castiglione. Sì, finora è una partita correttissima. Di solito il derby c'è sempre un po' di tensione, invece per diamogli ora due steccate, così sono dire. No, noi dobbiamo essere, ovviamente, allora il motto è essere imparziali sulle decisioni dell'arbitro, quelle non le possiamo discutere, anche se non siamo d'accordo. Per quanto riguarda il discorso del tifo, mi dicono di essere imparziale, il mio regista, però purtroppo
Non è facile quando magari vedi questi ragazzi che vedi tutti i giorni e sei contento per il loro risultato. Quindi Maggi per Margheriti ancora per Maggi, scambiano due nello stretto, ancora Margheriti a questo punto si allarga, Maggi verso la sponda, finta il passaggio, Maggi, ricordiamo che Maggi ha un bel tiro sia di piatto che di interno. Sentite, anche io ogni tanto do questo slang hockeyistico. Quindi si riparte sempre Castiglioni con Brunelli tenta il passaggio a Maldini, che però è in contropiede per il Follonica. Bonucci va al tiro, mette il pattino, Brunelli riesce a deviare. Ricordiamo che ancora una volta che la regola del pattino quest'anno, anzi l'anno scorso, è stata introdotta come la possibilità di toccare la pallina col pattino. L'unica cosa, non si può fare il gol, per il resto si può usare il pattino. Fallo del Follonica, quindi si va a 1-1. Il Maldini dietro porta del Follonica cerca un compagno libero, esce Maldini, va al tiro, benissimo il Bonucci segue Maldini. Abbiamo sentito un pardurla di Aloisi verso Bonucci, non so perché, però l'abbiamo sentite. Azione in area del Castiglione, un'azione confusa, la palla non entra, però quindi niente di fatto. Riparte il Castiglione con Maldini che va al tiro, Maggi facilmente respinge, il Castiglione ancora con Brunelli mette in mezzo una palla, non riesce. Blu per il Follonica, per Galgani. Rivediamo la regia se il replay ci dà. Non possiamo commentare, possiamo vedere e basta. Possiamo dire la nostra, dire nel senso che un blu magari generoso, forse generoso, ma le decisioni arbitrali non si discutono, quelle sono, e questo è. Quindi occasione per il Castiglione per andare al tiro. Facciamo una scommessa, cosa farà Buralli? Cercherà di scartare il portiere o proverà a tirare la bomba da lì? Io non penso che scarterà il portiere, anche però secondo me, magari diceva, anche lui usa questa tattica. Ci sta. Io direi si diceva dritto per dritto, vediamo se va dritto per dritto. Tutto pronto, cercando di pescare, va, e si diceva appunto, infatti dritto per dritto, fuori però della porta, e ancora fuori, non sfrutta l'occasione Buralli nelle due occasioni che ha avuto, sia dal dischetto degli 11 metri mi sembra sia, oppure lì vicino. Si riparte con ovviamente il power play il Castiglione. Quindi girano palla a 4 con Buralli e Brunelli. Si accentra Buralli, ancora va il tiro, ancora Buralli, ma Ernesto ci mette il guantone e respinge ancora. Va Margheriti. Margheriti cerca di spingere la pallina, non riesce. E allora Castiglione continua il suo giro dei 4 contro 3. Scambio tra Montauti e Buralli. Quando Santoni e Brunelli aspettano un attimo, scambiano, cerca il blocco di momento concitato, palla a due, hanno tentato uno schema tra Santoni e Brunelli, fortunatamente per il Follonica non è riuscito a concludere come doveva Brunelli, e quindi risulta ancora sempre fermo sullo 0-0. Riparte il Castiglione. Brunelli per Montauti per Buralli gira per Brunelli ancora dal stesso schema di prima, dove va Brunelli a mettere in mezzo, questo schema identico, dove Santoni fa il blocco, va da solo Maggi e non riesce Maggi a concludere la rete. Bellissima azione
del Follonica. Adesso però il Follonica è scoperto e ritorna Maggi, Bonucci respinge, azione concitata delle due, bellissima l'azione di Maggi, però non riesce a concludere come deve. Stanno perdendo palla in maniera ingenua i ragazzi del Follonica, ovviamente in power play è difficile il gioco, e arriva il gol, gol convalidato. Rivediamo il replay, si lamentava Maggi di un'infrazione, ma niente di fatto, quindi gol convalidato per quel che riguarda il Castiglione. Che ne dici, Radio? Ci sono state delle belle occasioni, il Castiglione aveva preparato quella giocata con il blocco e è riuscito ad andare sempre in porta, Ernesto è stato bravissimo e poi ha subito il gol con la palla più sporca di questo power play. Nel mezzo il Follonica ha avuto anche un testa a testa, però era un'occasione comunque sporca perché il difensore stava rientrando bene il Follonia si trova in svantaggio alla fine, un po' con un gol un po' sporco rispetto alle azioni che avevamo visto prima. Quindi risultato a 10 minuti alla fine del primo tempo, 1-0 per il KC Castiglione, e quindi si ristabilisce la parità numerica, quindi 4-4. Si riparte. Nel frattempo per il Castiglione è entrato il numero 3 Mattia Piro. Muralli ancora si accentra, va al tiro, prende la porta ma prende il portiere, e quindi niente. Masini va al contropiede, va Masini, cerca di servire Bonucci in area, Bonucci non ci riesce, attaccato da Muralli. Muralli porta via la palla a Masini, si accentra, torna Masini, traversa per l'HC Castiglione, per Muralli, pallina tra il pubblico, preso qualcuno in testa, non lo so, torna la pallina dai giocatori, sembra tutto a posto, tutto rientrato. Quindi palla per il Follonia, va Maggi in accelerazione, da solo Maggi in accelerazione, vai dietro porta, cerca di mettere una palla in mezzo, una palla debole, non è passaggio a rete, ci voleva, e allora è il Castiglione in contropiede, scarica dietro per Montauti per Piro alza la testa e cerca Santoni per Montauti scarica dietro ancora per Muralli si accentra ancora, andrà al tiro, no, non è coperto, quindi non riesce, e allora Piro per Muralli, scambiano i due ma Maggi controlla Muralli, allora va il tiro Montauti, niente di fatto, quindi Masini controlla palla, va con calma cercando di un compagno al movimento giusto, e allora Maggi per Margheriti scambia con Masini cerca di saltare Piro e ovviamente fa valere il fisico, e Masini a terra, e va il contropiede del Castiglione, servito Montauti, tenta il tiro ma non riesce. Altro time out per il Follonica. Sono saliti gli animi, Davide. E dopo il gol si è scaldata un po' la partita, c'è qualche contrasto un po' più duro. Ora il Castiglione con questo contropiede 4-3 poteva essere pericoloso, però poi l'ultimo passaggio stava sbagliato e quindi niente di fatto. Insomma. Punteggio sempre fermo sull'1-0, falli ancora 1-1, quindi diciamo partita quantomeno corretta. Suona la sirena del fine time out, Aloisi ha dato le indicazioni a suo modo ovviamente, e Brahalli le sue. Ricordiamo ancora una volta, insomma, la qualità delle squadre, ovviamente il Castiglione cerca di fare una squadra per la promozione in Serie A, questi sono gli obiettivi, mentre il Follonica diciamo utilizza, come diceva prima Davide, la 2 per la crescita dei suoi ragazzi, alcuni di questi tra l'altro si allenano appunto anche con Davide durante la settimana,
e quindi questo si sta cercando appunto di far crescere questi elementi per dare il futuro al Follonica. Allora, a questo punto Piru va sulla sponda, controllato da Bonucci, dietro porta Montauti, attaccato da Masini e da, arriva il fallo stavolta di Montauti, perché da terra dà una steccata a Masini, si lamenta il giocatore del Castiglione e prende un warning. Ricordiamo che il warning quest'anno non si alza più il dito, ma si smanaccia le mani. Warning 22 per il Castiglione, quindi fallo per il Follonica. Bonucci sulla palla, si batte dall'angolo basso a destra dell'area di difesa da, della porta difesa da Ernesto Maggi. Riparte Margheriti. Margheriti cerca di servire Galgani ma non riesce, palla intercettata da Castiglione con Montauti che la dà a Piru. Bonucci controlla, Galgani controlla Buralli. Piro per Montauti, ancora Piro, scambiano i due per cercare un varco giusto, uno schema giusto, e arriva al passaggio marcante, Piro lo mette in mezzo, liscia la palla. Santoni, chiesto il time out, chiesto ancora un time out, si è avvicinato all'altro. Ma che cose strane vanno. Chiesto il time out dal Castiglione per cambiare il portiere. Ah no, 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 scusate, mi sembrava si cambiasse il portiere, ho visto un 5. Il portiere resta Michael Saitta per il Follone, per il Castiglione. Risultato ancora fermo sull'1-0 quando mancano 7 minuti e 20 secondi alla fine della partita. Vediamo le indicazioni degli allenatori, inquadrato in questo momento Brahali con Baghi accanto che segue ciò che dice Brahali e magari dice anche la sua in questo momento. Riprenderà con una rimessa in gioco per il Lira in Follonica con sulla battuta Galgani e Margheriti. Margheriti ancora guarda, alza la testa ma nessuno fa il movimento che vuole, quindi la dà a Masini in incrocio. Bonucci incrocia con Margheriti e tenta un blocco ma non riesce nell'intento giusto, quindi Masini ancora per Bonucci, chiudono bene gli spazi i giocatori del Castiglione. Va Bonucci gli porta via la palla nel rientrato Mattia Maldini. Brunelli ancora per il Castiglione, lungo la sponda per Maldini, poi Piro si accentra, scambia con Brunelli, ancora girano i ragazzi del Castiglione, va in accelerazione Maldini, fermato però dall'arbitro, quindi fischia l'arbitro per riprendere il gioco, palla a Castiglione. Piro per Buralli, controlla bene in questo momento la difesa del Follonica, Davide. Sì, è un momento un po' più tranquillo della partita, forse spezzettato dai time out, ma ci sono state meno occasioni, il ritmo si è un po' abbassato. Nel frattempo attacca il Follonia, ottimo schema, arriva, va al tiro Masini, però Piro rimbalza, quindi riesce il Castiglione ad andare in contropiede, mette una palla in mezzo Brunelli che però niente di fatto, allora va in contropiede Bonucci, in accelerazione Bonucci verso Galgani ancora per Bonucci, autorete di Mattia Maldini se non sbaglio, e arriva il pareggio del Follonica. Oh, il gol di, allora, scusate, mi scuso con Lorenzo Bonucci perché mi sembrava una torete a me di Maldini. Anche a me sembrava autorete, però ora rivediamo vediamo il replay. Attimo. Sì, autorete. È autorete di Maldini. Comunque un contropiede ben fatto. Era. Sì, se non ci fosse stato fatto, Maldini, avrebbe preso Lorenzo. Lorenzo. Sì. Comunque il gol viene dato a Lorenzo, visto dato al. Anzi, viene dato a Galgani. A chi è stato dato il gol? Regia.
Galgani, quindi appunto autorete. E si conferma, quindi tornato in pareggio la partita. Ovviamente l'entusiasmo della panchina del Follonia per scontrarsi comunque con una formazione di un altro livello. Quindi va, cerca Brunelli, va al tiro, non riesce, ancora diverse occasioni davanti alla porta, riesce Maggi a respingere tutto quanto. E sentiamo le urla di Alberto Aloisi in panchina, caratteristiche urla di Alberto Aloisi. E quindi nulla di fatto. Si aspetta di riprendere il gioco, cambia niente, non cambia niente, c'è il portiere, ha chiesto di pulire il vetro. Va Ernesto Maggi a cercare di accelerare le operazioni dell'arbitro, si riprende con la rimessa in gioco per il Follonica con Galgani da più dietro per Bonucci per Margheriti ancora, tenta il blocco Bonucci, però Margheriti dà la palla a Galgani, scambiano due, bellissimo lo scambio di spinge Maldini, Margheriti ancora, insiste, bellissimo scambio tra, bellissimo, e arriva il gol, bellissima azione signori, questa è stata un'azione meravigliosa, una visione meravigliosa da questi ragazzi, perché sì. Ci vuole. Rivediamo il replay, il regista non si è addormentato. Guardate l'azione bellissima, bisogna vedere un attimino prima, però facci vedere, non ci si fa perché i mezzi non ce lo permettono, però l'azione non è bella, la finalizzazione, ma è bello come è partita, diciamo, da Margheriti, che è attaccato da Maldini, riesce a dare una palla dietro per Masini, e a quel punto serve Galgani che va al tiro, e quindi arriva il 2-1 per il Follonica. Quando mancano 4 minuti e 20 secondi, le aspettative della partita sono quelle che ci aspettavamo. Sì, ora il Castiglione ha cercato di fare pressione a centrocampo sul possesso del Follonica, ma che è uscito benissimo e ha fatto veramente un bel gol. E ora c'è il pareggio. E arriva il pareggio. E arriva il pareggio del Castiglione, traversa di Buralli e respinge al volo. Rivediamo, respinge al volo, non si vede bene, se ce lo ripete la regia, comunque si riparte 2-2, si riparte ancora, bellissima partita, intercettato lo scambio tra Bonucci e Brunelli, va Brunelli, cerca da giochessa Brunelli di mettere in mezzo, ma Bonucci non molla e attacca il giocatore del Castiglione, scontro tra Galgani e Brunelli, ancora insiste, chiede un fallo, ci possiamo rivedere l'azione di prima o no, il gol di Castiglione, è possibile rivederlo? Chiedo alla regia. La regia sta pensando, sta valutando se si può fare o no. Non si può fare. Alla prossima volta rivediamo. Panchine animate da una parte e dall'altra. Sentiamo i vergi. E poi un gol di seguito all'altro ha acceso gli animi, no? Ancora sulla palla il Castiglione, cambio di cui sembrava avesse dato una punizione al Follonica e poi l'ha cambiata l'arbitro, non si è capito come mai. Va il tiro Buralli, niente di fatto, quindi Follonica possesso palla ancora con Maldini, scontro tra i due, chiudono Margheriti in mezzo a due, scambiano ancora Buralli e Maldini, ma niente di fatto. Va allora Masini in possesso palla, attaccato dai giocatori del Castiglione, va in terra, ma l'arbitro dice niente di fatto. E allora Guarguaglini per Brunelli alza la testa e cerca Buralli gira per
Maldini per Guarguaglini. Difende il Follonica a spada tratta in questo momento. Il Castiglione cerca di fare la partita, ma il Follonica è attento in tutte le situazioni con questi ragazzi che cercano di, si scambiano, errore in difesa dei ragazzi del Follonica, si scontrano e vanno in terra. Fortunatamente non riesce a concludere come deve il giocatore del Castiglione e Ernesto sale sulla pallina e quindi rimessa in gioco a due. Allora, però il Castiglione ha la meglio, va al tiro, niente di fatto ancora per il Castiglione. Ha avuto svariate occasioni in questo momento concitato, un po' di sbandamento per la difesa del Follonica, che però comunque riesce a controllare come può l'attacco del Castiglione. Ora Margheriti va in accelerazione, Buralli fa valere il fisio, va al tiro Buralli, ma Margheriti ci mette la stecca e niente di fatto, esce la palla, si ferma il tempo, 1 minuto e 39 secondi alla fine del primo tempo, punteggio sul 2-2, due falli per il Castiglione, un fallo per il Follonica. Si riprende una rimessa in gioco per Castiglione, va al tiro Buralli, però Maggi ci mette il guantone ed è pronto. Allora Galgani fermato da Brunelli, da Masini, oh, bellissima azione, di sta per fare un golasso Margheriti, ragazzo di qualità, l'abbiamo già detto tante volte. Anche Masini è cresciuto tantissimo quest'anno rispetto agli anni passati, assist man, ricordiamo il gol che ha fatto fare a Bonucci contro il Matera se non sbaglio. Complimenti al ragazzo, complimenti insomma anche all'allenatore che sta facendo crescere questi ragazzi. Ovviamente il predecessore ha fatto un gran lavoro, Franco Polverini che salutiamo, e però anche Masini, appunto, ricordo quello che ha fatto. Stanno per scadere i 10 secondi, arriva il fallo di Maldini e cerca di colpire al volo con la stecca e l'arbitro dà una punizione a favore del Follonica. Si rimette in gioco con Maggi per Margheriti alza la testa e vede Galgani intercetta palla, va via Galgani, non ce la fa andare via Galgani a Brunelli, però torna Galgani. A questo punto è Margheriti ancora per Masini ancora per Margheriti scambia con Maggi per Margheriti. Mancano 15 secondi alla fine del primo tempo, quindi sarà la sirena a fermare tutto quanto. 7 secondi alla fine del primo tempo, va al tiro Buralli e suona la sirena e le squadre vanno negli spogliatoi sul 2-2. Direbbe Caressa a bere un tè caldo, però a me il tè caldo non mi piace, te ti piace il tè caldo? No, nemmeno a me. E allora vanno a bere quello che gli pare e noi ci rivediamo all'inizio del secondo tempo, è stato un piacere e ci sentiamo dopo. Un saluto a tutti da Cristian Moda, ci vediamo al secondo tempo, ci sentiamo per il secondo tempo. Thank you.
Siamo pronti per il secondo tempo della partita di Coppa Italia tra Cacì Castiglio, tra Folonica, Iren Folonica e Cacì Castiglione. Risultato sul 2-2. Abbiamo già iniziato, il nostro cameraman è lì fermo, non so che faceva, raccoglieva margherite, è arrivato e ora riparte per riprendere la partita. Intanto è il Folonica che va con Agresti. Agresti lungo la sponda, controllato da Montauti, dietro per Galgani, mette in mezzo una palla, schema del dietro porta, chiamiamolo così per intenderci, e allora va Galgani, però riconquista palla Galgani, va da solo, controllato da due giocatori del Castiglione che riescono a strappargli la pallina e si riparte. Ancora Castiglione con Brunelli per Guarguaglini. Guarguaglini per Buralli, che poi dà Brunelli dà una palla a Buralli, fermato in maniera ottima direi da Agresti, riesce sia con il pattine con la stecca a fermarlo, ancora l'azione, un momento concitato nell'area del Follonica. Il Castiglione cerca di fare il possibile per arrivare al gol. Ricordiamo i gol nel primo tempo: due gol di Filippo Galgani per il Lirio Follonica, mentre uno di Buralli e uno di Santoni per il Castiglione. Ancora Margheriti porta a spasso la difesa del Castiglione, dà la palla ad Agresti che è attaccata all'angolo. Il Castiglione pressa in tutte le parti della pista per cercare di strappare la pallina dalla stecca del Follonica, e ci riesce. A questo punto sta costruendo il Castiglione con Guarguaglini alla sponda, da la diagonale come dice Davide per il Castiglione. Ancora Brunelli, gira Brunelli per Buralli torna indietro per ancora Brunelli a Brunalli, a Buralli. Il Castiglione è ripartito forte, mi sembra. Sì, sta attaccando, ha avuto prima una bella occasione con una bella azione tra Buralli e Brunelli, ma comunque il Follonica gli sta rompendo tutte le giocate. Si vede il Castiglione prova delle giocate organizzate, ma il Follonica è ben messo in difesa. Quindi Agresti per il Follonica. Margheriti per Galgani per Maggi va al tiro, traversa per Adriano Maggi che ha sorpreso Saitta e la porta dice no, la porta è intesa proprio come pali. Quindi Guarguaglini per Brunelli scambia con Montauti e dà una palla a Brunelli, ma Brunelli è controllato da Galgani e quindi non riesce a intercettare la palla. Castiglione sta facendo il possibile per trovare lo spazio giusto, quindi scambia con Uraldi, con Montauti palla alta e Margheriti è lì pronto per difendere, va al tiro perché scadono i 45 secondi di gioco e suona la sirena. Maggi per Galgani per Margheriti, va in accelerazione Margheriti, Galgani per Maggi per Margheriti, scambiano i due, cerca un inserimento, arriva il tiro di Galgani preciso, ma il portiere ci mette il cosciale e respinge. Allora ancora il Castiglione non c'è momento di tregua da una parte all'altra, mi sembra. Sì, entrambe le squadre. Ora un bel gol di Buralli. E arriva il gol di Buralli. E come avevamo detto, la qualità di Buralli c'è. Fa valere il fisio che con una mano sola accompagna la pallina in porta. Immagino un po' nulla. Rivediamo il replay. Vediamo che con una mano tiene Galgani e con l'altra la stecca. E quindi
il Castiglioni passa in vantaggio quando mancano 20 minuti alla fine della partita. Buralli tripletta in risponde al tiro di Guarguaglini Maggi e Follonica in possesso di palla con Galgani Margheriti cerca di saltare Montauti, riesce Margheriti cerca di dare una palla per ma intercetta Brunelli per interrotto da Maggi. Agresti va da solo, Agresti c'è in mezzo un suo compagno, ma Agresti cerca di fare quel dribbling in più. Io non capisco come mai a volte si cerca sempre quel dribbling in più invece di dar palla al compagno. E alcune volte nella velocità non si vede il passaggio libero e si pensa che la soluzione migliore è quella di cercare un dribbling in più. In questo caso forse il compagno era solo, era permesso in aria. Ancora è Castiglioni che fa gioco con Buralli va da solo, Buralli in accelerazione salta Buralli, Galgani cerca, Maggi risponde alla qualità, appunto come diceva Davide, nel Castiglioni c'è qualità, c'è Buralli, c'è Brunelli. Sì, effettivamente è una squadra che per la 2 c'è tanta qualità. Mi dicevi di Brunelli che ai tempi giocava, era insomma un giocatore di qualità. Sì, mi ricordo quando ero più piccolo, insomma, mi capitava di allenarmi con Luigi, che era più grande di me di qualche anno. Si vedeva che era insomma un passo avanti a tutti gli altri ragazzi, era veramente, veramente un bel giocatore. Eccolo appunto, chiamato in causa Brunelli, che la dà a Guarguaglini. Guarguaglini va dietro porta per Brunelli controllato da Bonucci, ancora sbaglia però Brunelli, in questo caso dovrebbero fischiare i 5 secondi. Manca poco il rinvio di Buralli che prende appunto la porta, riesce a... peccato lo scambio tra Agresti e Bonucci, non riesce a concludere nello specchio della porta e niente di fatto. Risponde Castiglioni con Buralli, parata di testa di casco, come si dice, di casco o di testa? Di casco. Ma Ernesto sta facendo davvero delle belle parate. Time out richiesto dalla panchina del Follonica. Aloisi lo vediamo comunque tranquillo, quindi ovviamente non può essere altro che contento dei suoi, perché stanno tenendo testa ha una formazione, come si diceva prima, una corazzata che appunto che ha delle aspettative sicuramente diverse rispetto a quelle che sono quelle del Follonia. Sì, comunque il Follonia sta soffrendo un po' la pressione che il Castiglione sta mettendo, ma ha avuto 2 o 3 palle che potevano essere pericolose. Ernesto sta parando bene, quindi Aloisi sicuramente è tranquillo perché vede che la squadra è in partita e ha le occasioni per rimettersi in parità. Nell'hockey si sa che un gol anche un minuto è tanto, perché comunque le azioni sono talmente veloci che si fa in un minuto si fa 4-5 contropiedi, anche di più forse. Si riprenderà con una rimessa in gioco per il Castiglione con Montauti dalla parte opposta per Brunelli si accentra, scarica dietro per Buralli si accentra anche lui, solito schema, Buralli verso il centro e si trova spazio per il tiro, va al tiro altrimenti la dà a un suo compagno, quindi ancora Buralli ancora verso il centro per Brunelli, scambia con Brunelli mette in mezzo una palla, attento Maggi, allora Montauti disattenzione difensiva stavolta del Follonica e quindi Montauti anticipa tutti, va sulla pallina, la mette al set, qui Maggi non può nulla. Rivediamo replay, l'attenzione difensiva. Sì, un contrasto vinto dal Castiglione con Montauti che poi dopo fa una conclusione bellissima e immagino non ha potuto niente insomma. Quindi si riprende con
Nonelli ancora non fa altro che dare palle in mezzo, dare a continui assist, va il tiro stavolta Maggi per il Follonica. Muralli aspetta, esce dalla metà campo Guarguaglini per Brunelli alza la testa e cerca Muralli per scambia il famoso giro a tre con Montauti. Allora Muralli ad Aburella, Brunelli la mette di prima in mezzo, ma non c'è nessun compagno del Castiglione e quindi nulla di fatto. E allora niente di fatto, quindi si riparte con Maggi va in contropiede, Maggi con Margheriti va al tiro, Margheriti e respinge Saitta. Maggi per Bonucci per Masini attaccato gli strappa la palla e un blu di per Masini che a nostro avviso ha preso la pallina. Rivediamo il replay. Ecco il replay. Vediamo che prende palla piena. Stavolta lo possiamo dire. Sì, ha preso la palla, però si sa nell'occhio quando metti la stecca da dietro è sempre rischioso. L'avversario si butterà sicuramente, quindi per l'arbitro è difficile. No, palla e basta, perché ha preso la palla e basta, perché quell'altro è cascato prima che lui passasse con la stecca. Cerchiamo di essere obiettivi, da un punto di vista, cioè, nemmeno davanti all'evidenza possiamo commentare. Poi l'arbitro è il giudice unico della partita, noi ci adeguiamo e qui niente, però le immagini sono chiare, direbbe non c'è bisogno di VAR, non c'è bisogno di niente. Diciamo che il fallo non c'era, però si poteva non mettere la stecca. Ah, diciamo. Ok, allora dai, via, una scusante per il fallo. Quindi blu per Masini. Quindi ci ha raggiunto qui a salutare Dada anche Fernando Montigel. Ciao, buonasera a tutti. Quindi ora poi è su da salutare il regista, dice tutti da regista vanno dal cronista, non frega niente a nessuno, va bene così. Comunque grazie ragazzi, vi voglio bene anche io. E allora stavolta Brunelli sul dischetto. Va Brunelli. Si aspetta il fischio d'inizio, Maggi in porta pronto, Nelli va una testa a testa e mette la palla in rete e quindi nulla di fatto. 5-2 per il Castiglione. Il secondo tempo, diciamo, è entrato con una sera, visto che il Castiglione era entrato con altro spirito il secondo tempo. Sì, era partito bene il Castiglione, convinto, concentrato. Qui Luigi ha fatto una bella finta, ha aspettato che il portiere alzasse il braccio e gliel'ha messa bassa, quindi di esperienza e di qualità. Intanto il Castiglione gira palla con Montauti. Momento un attimino difficile per i ragazzi del Follonica, che se non sbaglio, sì, il Follonica per cercare di rompere l'andamento della partita è andato a zona in questo momento, prova a cambiare qualcosa per vedere di cambiare l'inerzia. Vediamo se riesce Aloisi a cambiare qualcosa. Va Maggi da solo, dà una palla a Galgani e purtroppo per il Polonia non aggancia. Cecca attaccato da due giocatori del Castiglione che hanno una veemenza diversa rispetto a quello del Follonica, quindi se si cambia, se si vede insomma la qualità e si vede anche il discorso della qualità, purtroppo il risultato è questo. Vediamo che il Follonia sta a zona,
arriva il tiro di Burali da lontano, è il primo Guarguaglini a arrivare sulla pallina, stanno per scadere 45 secondi d'attacco, va il tiro Maldini e non riesce Bonucci a tenere palla e il palla torna a Castiglioni, va il tiro Burali intercettato da Margheriti, una bella sventola nella... Margheriti ha preso un bel colpo, che devono far male le palline di Burali sinceramente. C'è un bel tiro, spero che il parastinco sia buono perché se no è dura domani. Ancora scambiano Maldini e Burali. Maldini sulla lunga sponda per Guarguaglini e mette a mezzo una palla, ma riesce Margheriti ad intercettare, va Bonucci da solo, chiuso da tre stecche del Castiglione. Maggi, va al tiro Maggi, ma Maldini mette la stecca anche stavolta e quindi nulla di fatto. Ancora Guarguaglini, Guarguaglini per Maldini, Maldini a Burali dalla parte opposta, lungo la sponda per Guarguaglini, gira ancora Burali per Maldini, Maldini guarda il tiro ma chiuso da Galgani, Galgani a Burali, arriva il palo ma Maggi para, Maggi, Guarguaglini cerca, Brunelli cercava di mettere palla in porta ma Maggi si è steso e l'arbitro ha fischiato palla a 2. Quando mancano 13 minuti alla fine della partita, punteggio fermo sul 5-2 per il Castiglione con arrivano i 5 secondi, arrivano i 5 secondi per il contro il Castiglione. Aloisi sta per far entrare Marco Premoli, ripeto, l'obiettivo di Alberto Aloisi è far crescere questi ragazzi per permettere a chi magari ha le qualità di arrivare poi alla prima squadra. E allora Maldini, Maldini per Brunelli in contropiede, va Margheriti, tiene la stecca bassa e non riesce a chiudere benissimo Brunelli, ancora Guarguaglini, ancora zona i ragazzi del Follonica. E allora Maldini, Maldini per Burali, Burali e Maldini, quindi girano lungo, diciamo, il quadrato a questo punto perché la zona... Sì, il Castiglione sta cercando di fare possesso perché ovviamente essendo in vantaggio cerca di tenere palla il più possibile tirando da centrocampo così da non sbilanciarsi. L'obiettivo del Follonica invece è quello di recuperare la palla e fare il contropiede. Nel frattempo Margheriti si è rotta la stecca in due. Si è rotta la stecca in due e l'arbitro, la panchina chiedeva un'interruzione. Non credo che in questa situazione l'arbitro debba interrompere il gioco, giusto? Non credo debba interrompere il gioco. Qui una bella azione, ci è mancato poco. No, non credo che l'arbitro debba interrompere il gioco se si rompe una stecca. Quindi, diciamo, le proteste o se sono per questo o erano per altro motivo, oppure non lo so. Gira ancora il Castiglione, sta cercando di... Riesce un po' questa difesa a zona, meno pericoloso. Sì, ha rotto il ritmo del Castiglione e in questo modo il Follonica riesce a controllarlo meglio. Ancora non è riuscito a fare un contropiede fatto bene, che è l'obiettivo principale della difesa a zona, però stiamo a vedere. Ancora il Castiglione con Burali. Burali alza la testa, cerca un compagno, ma ovviamente la zona tiene bene e quindi dà per Maldini. Maldini per Burali, ancora Maldini, va al tiro. E quindi Follonia torna in possesso di palla. Quando mancano 10 minuti.
5-2 per il Castiglione. Nell'Hockey non è tutto, non è mai per vinta la situazione quando chi non fischia la sirena. Tre gol da recuperare sono tanti, ma il tempo per il Follonica c'è. Quindi si va con Margheriti per Bonucci. Bonucci attaccato da due giocatori, aggressiva, cioè l'aggressività del Castiglione è evidente. Sì, sì, è tutta la partita che sta mettendo tanta aggressività, sta pressando, insomma, sta facendo una bella partita difensivamente. Scambiano bene i giocatori del Castiglione, ma fortunatamente per il Follonica la difesa riesce a chiudere quando è il momento giusto. Anche ora uno scambio tra Burale e Brunelli, ha messo in porta Santoni, però è arrivato il giocatore del Follonica a chiudere. Ci prova il Follonica in tutti i modi. Cerca un tiro da lontano anche Margheriti per Bonucci. Bonucci a Maggi. Vai Margheriti. Margheriti per riconquista palla il Castiglione con Buralli. Buralli a Maldini. Maldini controllato da Maggi, ma la parte opposta per Brunelli. Brunelli per Maldini. Maldini gira per Buralli. Buralli per Maldini ancora. Scambiano i due, cercando uno spazio, un varco o qualcosa, ma la difesa è attenta, non trova nulla, poi anzi Brunelli trova il passaggio, ma ancora la stecca del Follonica, va al tiro di potenza Maggi. Rivediamo il tiro di potenza di Maggi che va, ma Saita ci mette il guantone e quindi nulla di fatto. 8 minuti alla fine del, 27 secondi alla fine della partita, con il Castiglione sempre in vantaggio per 5-2. Va Maggi controllato da Brunelli, mette in mezzo una palla che però Premoli non riesce a colpire al volo. Corre Premoli su Santoni. Santoni per Burali, va Margheriti da solo, occasione per i due, occasione per i due, va e arriva il gol del Margheriti. A me mi gabbano queste azioni qui. Questa contropiede perfetto. Perfetto. Palla a porta vuota. Rivediamolo gol, perché è giusto che si veda il contropiede perfetto. Bellissimo. Bellissimo contropiede, ragazzi del Follonia. Margheriti di testa alza la testa. Va, porta via il difensore Maggi e passa sotto le gambe a Brunelli e quindi arriva il gol del Follonica. Complimenti. Risultato 5-3 per il Castiglione. Ancora Santoni per Montauti. Ripeto, mancano 7 minuti alla fine della partita, c'è tutto il tempo per recuperare, però bisogna stare attenti perché Castiglione ha avuto un'ottima occasione in questo momento. Santoni non ha colpito come si doveva e la palla è andata sopra la traversa. Sì, perché il Castiglione sta tirando dalla distanza con due uomini fissi sul centrocampo, così che non può dare il contropiede al Follonica. Allo stesso tempo i tiri da centrocampo sono sempre pericolosi perché certo, si cerca la deviazione. Proteste per non ho capito cosa è successo. Vediamo il replay. Allora va Maggi, Santoni stende Maggi, quindi non ho capito, continuo a non capire cosa è successo. Che si fa? Mi siamo persi. Allora, intanto l'arbitro vuole dare un richiamo per simulazione. Ok. Al Follone. Non si era capito. E allora si è dato un è stato un richiamo a Maggi per aver accentuato, diciamo così, la spinta di Piro. Io dicevo Santoni, invece è Piro, se non sbaglio, questo che sta portando palla ora.
e quindi niente di fatto. Allora si va con Montauti, Montauti per Santoni, Santoni per Montauti, Montauti per Piro. Piro va, Piro controllato da, prima da Bonucci, poi da Margheriti, anzi da Premoli, poi sale Premoli, Premoli va Santoni dietro porta, controllato da Maggi e da, va il tiro Montauti ma nulla di fatto, torna a possesso di palla il Follonica con Premoli. Anche Premoli è cresciuto comunque, eh? Sì, è entrato bene, è grintoso, sta facendo un bel lavoro. Veramente sono cresciuti tutti questi ragazzi. Ovviamente chi ha le qualità, chi ha più qualità ovviamente eccelle, ma insomma anche gli altri se gli vanno dietro. Nello sport contano le qualità, però contano anche l'impegno, giusto? Assolutamente, anzi oggi è quasi primario l'impegno e la concentrazione, la dedizione e tutto. Ancora il Castiglioni, porta palla con scambio con Montauti, Piro, va al tiro Piro e respinge Maggi, respinge Maggi, quindi però la palla torna a Castiglioni. Quando mancano 6 minuti alla fine del primo tempo, risultato fermo sul 5-3 con 3 falli da una parte e 2 falli dall'altra. Ah, soffia Brunelli a Premoli la pallina, perde palla Premoli ma per il momento non è ancora nulla di fatto. Continua la difesa a zona dell'Iren Follonica con il Castiglioni che continua a girare sul quadrato d'attacco sfruttando il giocatore in mezzo all'area e i tiri appunto alla distanza, come diceva Davide prima, perché i tiri a distanza sono sempre pericolosi. Ricordo anche l'anno passato il Follonia di A1 appunto ha vinto contro il Grosseto e sfruttava questa tattica con la zona, con Oscar al tempo che segnò da un tiro, non mi ricordo di chi sinceramente. Sì sì, il Grosseto giocava a zona e noi dovevamo tirare da lontano che era l'arma più pericolosa, poi per fortuna Oscar fece una bella deviazione. Ancora il Castiglione in contropiede, partita a serie accesa in Asprazzi, perché comunque è una squadra a difendere. Nel momento in cui parte in contropiede il Follonia, poi risponde il Castiglione, nel momento in cui il ora, perde palla va Maggi al ora tiro. Il Follonia è tornato con la marcatura uomo perché il tempo sta passando e ha bisogno di recuperare palla più velocemente. Va il Castiglione, anzi la palla per il Follonia, per Margheriti. Margheriti si accentra, cerca di saltare Brunelli, va un tiro accompagnato che rimbalza sulla sponda. Ancora Piro per un possesso di palla con Brunelli, Brunelli per Margheriti, Margheriti attaccato da Piro gli porta via la palla e si riprende con la difesa a zona del Follonica con Brunelli fermo ad aspettare il movimento dei suoi compagni. Brunelli controllato da Asta, arriva Montauti in velocità, mette una palla in mezzo Montauti ma nulla di fatto, controlla, difende il Follonica, difende bene e quindi riparte con Maggi, Maggi con Bonucci, Bonucci salta Piro, l'aggressività di Piro e dà una palla lunghissima a Asta che però non riesce nonostante le sue lunghe leve ad intercettarla, va Asta ad intercettare Brunelli ma niente di fatto. Ancora Maggi, Maggi va in contropiede, Maggi da solo controllato da Montauti, si accentra Maggi, Maggi controlla, porta all'angolo invece Montauti e allora Bonucci, Bonucci scaria per Margheriti, Margheriti si accentra, Margheriti cercando il varco giusto per andare al tiro ma il controllo da Brunelli, va Margheriti un tiro accompagnato ma Saitta anche lui fa vedere insomma una bella azione di Margheriti ma Saitta ha fatto una bella parata, insomma davvero una bella parata. Maggi tenta il tiro dalla distanza respinto dai parastinchi del giocatore del Castiglione. 2 minuti e 50 alla fine della partita, punteggio per 5-3.
riparto del Castiglione. Quindi Montauti. Montauti attaccato da Asta, gli soffia la pallina, bravissimo Asta che soffia la pallina a Montauti e la dà ai suoi compagni. Quindi ancora Margheriti. Ancora Margheriti. Margheriti. Margheriti scambia con Bonucci. Bonucci scambia con dietro per Maggi. Maggi va al tiro ancora. Maggi respinge ancora una volta. E sta respingendo di continuo perché Folonia sta tirando in porta e prende sempre la porta. Folonia negli ultimi minuti si sta facendo sotto per cercare di recuperare. Per ora Saitta è stato bravo. Vediamo se riuscirà a trovare il gol del 5-4. Nel frattempo nelle file Castiglione è entrato l'ennesimo ragazzo cresciuto a Follonica, Matteo Faelli. È proprio lì pronto per andare al tiro ma non riesce a concludere a rete. Anzi commette fallo su Bonucci. Quando manca un minuto e 49 secondi alla fine della partita, risultato fermo sul 5-3. Il Follonica ha tenuto botta per tutto il primo tempo. Nel secondo tempo l'aggressività del Castiglione e la qualità soprattutto del Castiglione è venuta fuori e il Follonica ha fatto il possibile per tenere botta, ma siamo sotto di due gol. Time out richiesto dalle panchine del Castiglione. Si riprende la rimessa in gioco del Follonia con Galgani. Galgani a Margheriti. Margheriti a Galgani ancora. Cerca di mettere in palla in mezzo Galgani. Ma non riesce a far nulla. Allora Asta. Asta controlla Piro. Piro la dà a Montauti. Montauti a Brunelli. Montauti ancora. Brunelli per Montauti. Scambia ancora Montauti a Piru. Quando il tempo sta passando, manca un minuto e 18 secondi, Faelli ancora. Faelli per Montauti per Brunelli ancora, si accentra Montauti. Manca ancora un minuto alla fine della partita e Margheriti sta cercando di prendere palla, riesce a darla a Premoli a Galgani. Va in contropiede, uno degli ultimi contropiedi può fare il Follonia con Margheriti. Margheriti si accentra ancora, va un tiro accompagnato Margheriti, ottima l'intenzione, nessuno riesce a spizzare la palla in porta e quindi Saitta facile para e respinge. Ancora Margheriti. Sì, ora il Follonia ha messo due giocatori davanti al portiere e sta cercando con gli altri due a centrocampo di incrociarsi e mettere una palla nel mezzo per cercare una deviazione e riportarsi sotto. Aloisi le sta provando tutte. Sì, sta facendo quello che si deve fare in questi casi. È la giocata più giusta perché ti permette di concludere in poco tempo e in modo pericoloso. Riparte col Castiglione da Faelli a Montauti, non prende la palla Brunelli. Faelli riesce però a mettere in mezzo una palla e però non controlla neanche Montauti. E allora Follonia va in contropiedi con Asta, fermato Margheriti, non ce la fa più. Margheriti ha corso per 50 minuti. Faelli non riesce a mettere una palla in porta. Faelli, nonostante fosse davanti alla porta, va al tiro e finisce con la vittoria del Castiglione per 5-3 e risultato che ci sta vista la qualità e visto l'impegno e l'aggressività appunto del Castiglione. Sì, il Castiglione con l'inizio di secondo tempo diciamo ha fatto lo stacco decisivo, un risultato che ci sta per i valori, per gli obiettivi delle squadre. Comunque sia il Follonica
penso che abbia fatto una bella partita e che giocare contro una squadra comunque esperta e di qualità per la categoria gli serva molto per la crescita di questi ragazzi. Sì, il Follonia ha retto, ripeto, il primo tempo è finito sul 2-2, poi il Castiglione è entrato in pista con un'altra aggressività e Follonia ha dimostrato, diciamo, i limiti della giovinezza, i limiti di tutto quanto contro una squadra appunto costruita per tentare la promozione in A1. Io ringrazio infinitamente Davide Banini per aver accolto il mio invito qui in regia. Facciamo un saluto a casa a tutti quanti, come si dice, ovviamente accanto a noi vedete la fidanzata di Davide, Lucrezia, che l'ha accompagnata anche lei. Vogliamo intervistare anche Lucrezia, vuol dire anche la tua sulla partita o lasciamo stare? E allora grazie ancora e ci vediamo alla prossima, poi tanto ti ritoccherà ancora finché fatto tutto il giro. Un saluto a tutti da Cristian Moda e da Davide Banini. Ci sentiamo alla prossima e ringraziamo la regia di Leonida Romualdi e Andrea Burgio al cameraman. Grazie a tutti, buona serata.